Ecco fatto, ho appena finito di realizzare il mio post per la 32esima edizione del Carnevale della Matematica. Si intitola appunto Chi ha paura della matematica? E ora vado a leggervelo. Non è facile la matematica, è una materia che richiede attenzione, ordine e applicazione. La matematica è razionalità e forse è proprio perché ci impone una certa disciplina che tendiamo a considerarla commetus reverentialis. Un po' come un'anziana e austera signora che ci scruta severa attraverso le lenti rotonde e sempre lucide dei suoi occhiali dorati. Anch'io nella mia carriera di studente ho avuto molte difficoltà con questa materia. Per anni ho ritenuto di non essere per niente portato, però pian piano qualcosa è cambiato. Il mio impatto con la matematica fu brusco e traumatico. Non mi applicavo, è vero. Ero convinto che le prime addizioni proposte dalla maestra fossero degli indovinelli e che io fossi un bambino molto sfortunato, visto che mai e poi mai riuscivo ad azzeccarne una. L'insegnante, dal canto suo, non riusciva a instradarmi, perdeva la pazienza e spesso volavano sculaccioni. Fu solo grazie alla pazienza e alla dedizione di mia madre che gradualmente riuscì a capire che il calcolo è sempre sostenuto dal ragionamento. Peraltro la scuola continuò ad incutere in me dubbi e insicurezza. Frequentai l'elementare in un istituto privato e al termine di ogni anno scolastico dovevamo sostenere un esame finale con un commissario esterno. Così, verso fine maggio, la maestra, che temeva potessimo fallire nella prova di matematica, ci faceva svolgere alcuni problemi, avvisandoci che avrebbe proposto al membro esterno della commissione di scegliere proprio fra quelli da noi svolti nei giorni precedenti. Inutile dire che in sede di esame veniva sempre scelto uno dei problemi proposti dalla nostra insegnante. Tutti superavano l'esame felici e contenti. Ma con l'andare del tempo si accumulavano in noi dubbi e insicurezze. Meno male che ci ha pensato la maestra, dicevamo fra noi scolari. Chissà cosa sarebbe successo se quel commissario così burbero e arcigno avesse scelto dal suo libraccio. In questo modo l'irrazionale paura per la matematica cresceva e spesso ci si facevano strada rassegnazione e disimpegno. Superai le medie grazie al costante apporto delle ripetizioni di un collega di mio padre, ma fu negli anni del ginnasio che il mio atteggiamento verso la matematica mutò radicalmente. Entrò in classe un professore della corporatura Minuto. Aveva sì degli occhiali tondi e dorati che da buon perfezionista di tanto in tanto lucidava, ma era tutt'altro che distante dai nostri problemi. So che la matematica non è facile per tutti, diceva, ma io sarò sempre a vostra disposizione. Chiedetemi di spiegarvi le cose mille e mille altre volte ancora, e io sarò ben lieto di aiutarvi. In realtà non ci fu mai bisogno di tante spiegazioni, perché quell'insegnante, che noi affettuosamente chiamavamo Pinotto, era di una chiarezza senza pari. Una chiarezza che certamente nasceva, oltre che dalla sua indubbia preparazione, dalla serenità d'animo che sempre lo accompagnava. Ricordatevi, ragazzi, che gli esercizi per casa non sono obbligatori, sono solo consigliati. Ma poi, chissà perché, nessuno di noi mancava mai di eseguirli e il giorno dopo, se c'erano dubbi, venivano sempre chiariti in classe. Il dialogo non cadeva mai. Studiai l'algebra e la trigonometria con serenità e profitto. E la geometria e la fisica furono per me un'autentica passione. Le insicurezze e le paure dell'infanzia e della prima adolescenza vennero superate grazie all'apporto di un docente che alla profonda conoscenza della materia seppe unire sensibilità e metodo didattico. Un maestro che ricorderò sempre con gran riconoscenza e affetto. Per questo vi dico, studiate la matematica con interesse, con applicazione, ma soprattutto con serenità. Ciao.